Mettiti in testa che o ci laureiamo insieme o la vita è finita per entrambi. Il 23 febbraio 2023 Filippo Turetta inviò questo messaggio alla sua ex fidanzata Giulia Cecchettin. Entrambi, 22enni, frequentavano la stessa università e Giulia doveva laurearsi il 16 novembre. Mentre lei stava per raggiungere questo imponente traguardo, Turetta era ancora in ritardo con gli studi, ma desiderava essere presente a quel momento significativo, anche se la loro relazione era ormai finita. Letto oggi, il suo messaggio assume un significato inquietante, quasi come un tragico presagio di quanto sarebbe accaduto 9 mesi dopo, l'11 novembre 2023, quando Turetta avrebbe assassinato Giulia con 75 coltellate a Vigo d'Arzere, Venezia. Turetta era deciso a non accettare la separazione. Non voleva che Giulia si laureasse senza di lui. Le amiche ricordano che lui le aveva chiesto più volte di aspettarlo, poiché mancava ancora qualche esame e non voleva che lei lo anticipasse. Dopo la laurea, Giulia aveva in programma di seguire un corso di illustrazione in Emilia-Romagna, segnando il suo crescente percorso verso l'indipendenza. Turetta, al contrario, passava le giornate chiuso in casa, con gli esami saltati e un'ossessione crescente per Giulia. Nonostante la loro separazione, Turetta aveva insistito per essere coinvolto nell'organizzazione della festa di laurea di Giulia. Dopo il suo arresto, non ha mai esplicitamente discusso della sua frustrazione per il fatto che Giulia avrebbe discusso la tesi senza di lui, ma ha dedicato molto tempo ai preparativi, riferendosi ai dettagli della festa con il plurale. Eravamo andati al bar per organizzare la sua festa di laurea. Il pubblico ministero gli ha chiesto: «Avevate prenotato? Avevate lasciato i vostri contatti?» E lui: «No, avevamo deciso il menù, gli orari, gli invitati». Il giorno del delitto, Turetta aveva accompagnato Giulia a comprare le scarpe che avrebbe indossato durante la discussione della tesi. Avevano cenato insieme e poi erano ripartiti in auto verso casa di Giulia. Turetta si era fermato in un parcheggio nelle vicinanze. Qui Giulia gli aveva detto che aveva bisogno di staccare e che non poteva accettare i piccoli regali che lui le aveva portato. Ignara del pericolo, la ragazza non sapeva che Turetta, oltre ai regali, aveva con sé 2 coltelli, nastro adesivo per imbavagliarla, sacchi neri per occultare il corpo e tutto il necessario per fuggire. Come preannunciato nel messaggio di 9 mesi prima, la vita di Giulia è tragicamente finita sotto i colpi del suo ex. Il processo inizierà il 23 settembre. Turetta ha scelto di rinunciare alle udienze preliminari. Il dibattito si concentrerà principalmente sulla premeditazione, che potrebbe comportare una condanna all'ergastolo per il ragazzo. La difesa ha deciso di non richiedere una perizia psichiatrica, poiché si pensava che potesse essere una strategia per dichiarare Turetta incapace di intendere e di volere, e quindi non processabile. L'avvocato Giovanni Caruso ha confermato che non è questo il caso. Ecco le sue parole. È noto che il comportamento provocato da una tempesta emotiva, come la rabbia, l'ira, la collera, per quanto ingiustificate, costituiscono i cosiddetti stati emotivi e passionali, che non escludono né diminuiscono l'imputabilità. E, dice la giurisprudenza, solo nei casi più gravi, laddove gli stati emotivi e passionali possano essere il segno di un grave disturbo di personalità, potrebbe ipotizzarsi un'incidenza sull'imputabilità. Non ho motivo, né Turetta mi ha autorizzato a interessarmi in tal senso, di ritenere che egli soffra di un disturbo di personalità, come ad esempio il narcisismo. Resta impregiudicata ogni valutazione autonoma dell'autorità giudiziaria sulla necessità o meno di disporre una perizia.